pongono la questione della retroattività e della incostituzionalità della legge. Lei che cosa risponde? Non è che lo penso io, la giurisprudenza già l'ha chiarito, il Consiglio di Stato già l'ha chiarito. Non si tratta di una legge che ha effetto retroattivo, non si tratta di una legge penale, si tratta semplicemente di una norma di carattere elettorale e amministrativo con cui si fissano i criteri e i presupposti per l'elezione, quindi si individuano dei requisiti che chi vuole ricoprire una carica pubblica di particolare rilievo come quella di senatore, chi vuole dettare le regole che tutti i cittadini devono rispettare, deve possedere. E quindi si dice semplicemente che chi è colpito da ordine di carcerazione e chi ha fatto, nel caso di specie, ha commesso una frode fiscale ai danni dello Stato, non è opportuno che scriva le leggi, visto che non le rispetta, in sintesi. Questa è la valutazione fatta dal legislatore, questa è poi la valutazione fatta dal popolo italiano, quindi questa è in definitiva la volontà del popolo italiano, che mi sembra che non sia né irragionevole né illogica, perché ciascuno di noi, penso, nessuno di noi anzi, affiderebbe la gestione del suo patrimonio e delle sue cose ad un soggetto che non si è comportato proprio bene e che quindi gli ha frodato qualcosa oppure è colpito da ordine di carcerazione a 4 anni. Insomma Berlusconi deve dire questo, no? Secondo la legge si applica, a tutti si applica, e non vedo perché anche al senatore Berlusconi. Peraltro anche nella tua memoria che ha depositato alla giunta, lei scrive nella sostanza che Berlusconi non è degno di sedere in Parlamento. Allora, non è che lo dico io, perché ovviamente quello che penso io non ha nessun rilievo particolare, e ovviamente non lo dice nemmeno il mio assistito, lo dice la legge e lo dice più esattamente la sentenza del Consiglio di Stato. Un'altra obiezione che viene posta è il fatto che vi sia una sorta di trattamento privilegiato per senatori e deputati a dispetto di consiglieri regionali e comunali ai quali è già stata applicata la Severino. Lei che risponde nel merito? No, non mi pare che sia stato rilevato dalla magistratura e dalle sentenze questo trattamento privilegiato. Voglio dire che sicuramente non c'è un trattamento sfavorevole per deputati e senatori rispetto ai consiglieri regionali.